Creatività, orizzonte infinito e misterioso. Oh, hai detto due parole, già me sto a cagare sotto. Idee che diventano realtà, libertà espressiva che non ha prezzo. Ma di che cazzo sta a parlare? Della nostra professione. The Videomaker. Ma per favore, dai. Creatività, idee, orizzonti, tutta roba che si scontra con i sordi e con i tempi corti. Siamo creatori di arte. Possiamo scegliere ogni dettaglio, dalla luce all'audio. È come dipingere la Cappella Sistina o scolpire il Davide di Michelangelo. Sì, poi te li devi fare, restauro dell'Ecce Homo de Borca. Guarda che schifo che è venuto. Mamma mia la monnezza che ho fatto. Però intanto, dopo sta cagata, a mezzo mondo conosce do star santuario de Borca. E do cazzo star santuario de Borca? Non lo so e non me ne frega una ceppa. Quello che importa è che è uno stile e che funziona. Come dice il vero e unico maestro... A cazzo di cane. Sì, ma con pizzico di talento, di estro e di libertà artistica. Cugia, libertà artistica finisce dove comincia il gusto do pseudo cazzabubbolo che t'ha contrattato. Per questo che è molto importante avere con il nostro interlocutore un dialogo costruttivo che porti a un compromesso che te porta a rispondere ma senza fatte sentire, ma fa come cazzo te pare. E lo so, però è pure vero che quando parla una sbuffo scavocci. È come predica a fede nel ghetto. Eppure oggi non si può negare che nel nostro mestiere c'è un grande potenziale di guadagno. Guadagno! Fammi un po' capacità di sta cosa. Il mercato del video online è in espansione e ci sono molte opportunità per monetizzare la nostra passione. Una volta! E mo stiamo a fare la fine di Grecia e Termopili. Ci attaccano su tutti i fronti. Quando pensiamo di sta ciccio de sellero dentro un imbuto. Ma chi ci attacca? Budget risicati con scadenze strette. Incaglieri che non capiscono un cazzo. Pseudoproduttori qua qua qua. È vero, ma è anche un percorso di apprendimento continuo. Apprendimento continuo. Stress continuo. Restiamo sempre al passo con le ultime tendenze e tecnologie e questo ci rende professionisti sempre richiesti. Dai, dai, dai. T'ammazzi per stare dietro ai cambiamenti, nuove tecnologie e poi ti mandano le immagini fatte con l'iPhone di 10 anni fa. C'hai ragione. E diglielo però, non è che potremmo trasformare la merda in cioccolata. Clienti miei, almeno questo, cercate di capirlo. Ma capite che è la passione che ci guida e ci permette di superare gli ostacoli. Ha la passione è il salvaculo di quelli che ci contrattano. Se ne approfittano di chi ancora gode a fa sto lavoro. Oh, sarà che in fondo ci piace sta professione. Ma non lo dite troppo in giro, eh.